della Montagnola. È buona, peccato per Laura che si è andata un pochino male ieri, in due esercizi ha avuto delle incertezze alla trave e alle parallele, però oggi ha dimostrato, sta dimostrando di poter fare invece un programma libero, direi in maniera molto soddisfacente. E adesso andiamo al corpo libero con una delle grandi protagoniste della Romania, Alexandra Marinescu. Sì, la Marinescu è... Dato campionessa mondiale a squadre a Sabae, poi quarta alla trave, quarta alle parallele e a Porto Rico è arrivata seconda alla trave ai campionati del mondo di San Juan. È una emergente perché sicuramente i margini di miglioramento sono nettissimi. Punteggi piuttosto alti, la Groscheva impegnata poco fa alla trave ha ottenuto 9-6-25, ma qui andiamo a seguire la parte acrobatica della Marinescu, sempre molto pulita. Ecco questo avvitamento. Triplo avvitamento, però un po' basso, direi che forse doveva prima perfezionare il salto peso per entrare poi negli avvitamenti. Volevo dire della Marinescu che è la ragazza che ha... Però prima seguiamo la Korkina, che è una delle grandi stelle di questo appuntamento internazionale di Fano, dominatrice assoluta alle parallele asimmetriche sia in Giappone che a Porto Rico che a San Juan. Qui è caduta, ma abbiamo detto anche che questa è una fase di carico del lavoro, quindi è normale che ci possano essere degli errori. Nulla di particolarmente grave, certo può influire. Intanto la montagnola ha ottenuto 9,60 alle parallele asimmetriche ed è sinora il punteggio più alto delle azzurre. Molto elegante la Korkina, molto coreografica la sua azione. Beh sì, la Korkina alla trave e alle parallele, a parte gli altri attrezzi sicuramente, anche il corpo libero è... è una ginnasta dove si esprime molto bene, forse al volteggio ha una qualche difficoltà dovuta al suo fisico molto longilineo, è una ginnasta validissima sotto tutti gli aspetti, però naturalmente al volteggio dovrà portare su un fisico alto e quindi fa più fatica, mentre alla trave che stiamo vedendo e al corpo libero si esprime molto bene. Tra l'altro è a 17 anni. Bellissima questa uscita laterale da parte del Korkina, molto sicurezza, riscatta sicuramente la prova incerta, opaca alle parallele asimmetriche, anche se Lupino ci sembra così un po' perplessa, non è particolarmente soddisfatta, sì, anche se poi viene abbracciata dal suo allenatore. Mi è sembrato che ha dovuto interrompere una serie acrobatica, l'ha iniziata e poi non l'ha continuata. Questa è la finale, è un doppio avvitamento. Salto dietro teso con doppio avvitamento lateralmente alla trave, per cui diventa un po' più difficile rispetto all'estremità. Ecco, questa è una parte obbligatoria dell'esercizio, proprio vicino la trave, con il corpo a contatto della trave. E ancora siamo tornati alle parallele simmetriche con Giordana Rocchi. Scusa, Francesca Morotti, Andrea. Francesca Morotti, sì, Giordana Rocchi infatti si deve preparare dopo, questa è Francesca Morotti, anche lei è un nome possibile per Atlanta. Sì, ieri è andata molto bene, è stata la prima delle italiane, ecco, anche con questo doppio teso, buono. Ecco, sino a questo momento non abbiamo visto errori grossolani o di sostanza da parte delle azzurre, mentre qui vediamo il replay e l'uscita con questo doppio teso, bene tra l'altro anche l'arrivo. E tuttavia la differenza tra le altre nazionali è piuttosto evidente, perché al termine della seconda rotazione l'Italia aveva 280-650, la Russia aveva invece 290-275. Beh sì, è una differenza che ci sta tutta in questo momento, anche perché la Russia è con la squadra migliore e noi siamo con una squadra a ranghi ridotti, perché sono 6 le ginnaste, potevamo gareggiare con 7, quindi 7 totali nella gara, 6 in ogni attrezzo, 5 punteggi. E poi c'è stato qualche piccolo imprevisto, ecco, un infortunio alla Morotti, punta da un insetto durante la nottata di ieri, e Rebagliati che non è completamente a posto, ecco, non è una scusante, però la realtà è questa. Poi non possiamo sicuramente fare dei confronti anche con la Russia, che è una delle migliori squadre nel mondo, se non la migliore in assoluto. Intanto vedete per la Bielorussia la Piskun, Yelena Piskun, una delle migliori interpreti della Bielorussia, ma
a livello mondiale e anche una... E dato che è arrivato il punteggio, la trave di Svetlana Korkina, l'atleta che poco fa ha compiuto quella uscita laterale, 9,90 per lei, 9,90 per la Korkina, un punteggio senz'altro altro, mentre per quanto riguarda le parallele asimmetriche, Francesca Morotti, che ha eseguito in uscita un doppio teso, ha ottenuto 9,6,50, finora è il punteggio migliore per quanto riguarda le azzurre. Andiamo a vedere questo primo volteggio, intanto il replay della Pishkun. Si è effettuato da Flak un salto dietro teso con un avvitamento. Questa è Rosalia Gaglieva, impegnata alla trave. Ora dovremo seguire il secondo volteggio da parte di Yelena Pishkun, mentre prosegue la prova della Gaglieva, una delle ginnaste che può far salire il punteggio per la Russia, che comanda la classifica generale. Gli applausi sono dedicati proprio alla Pishkun. Non vedete in quadrata perché stiamo giustamente soffermandoci sulla prova della Gaglieva, che si sta preparando per l'uscita. Ecco questo flesso piuttosto buono, ma anche qui il problema è quello di non aprire troppo le gambe. Si diceva del volteggio di prima, comunque l'ha effettuato molto meglio la Pishkun nel secondo salto, ha effettuato solo un leggerissimo sbilanciamento nell'arrivo, comunque molto buono, e il punteggio che sta per uscire è un 9,575. E adesso andiamo a vedere Giordana Rocchi, è stata la nostra migliore azzurra ai mondiali di Sabai in Giappone, 52esimo posto assoluto. Finora ha eseguito tutto piuttosto bene per quanto riguarda i liberi, lavoro sullo staggio basso. Proprio qui è stata commessa l'incertezza da parte della Korkina. Soprattutto il salto volante di Giordano è stato molto buono, è l'uscita in su gara leggermente sbilanciato, il salto un belchef sicuramente di notevole fattura, perché ha utilizzato un'elevazione che sicuramente sarà ripagata dalla giuria. E intanto vediamo una delle atlete più interessanti al mondo, è Simona Amanar, campionessa mondiale a squadre, è uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Ottavian Bello, campionessa europea a Birmingham nel concorso generale, prima al volteggio, prima alle parallele, quarta al concorso generale, campionessa mondiale anche a Porto Rico e seconda al volteggio, quindi una grandissima ginnasta di 17 anni. Siccome si può vedere utilizza delle spinte molto efficaci, ha una acrobatica molto molto alta. Beh, da apprezzare soprattutto perché siamo in una fase della stagione che certamente non consente magari determinati passaggi, quindi ecco, intanto vediamo il replay, RVM di Ancona che ci propone questa fase spettacolare dell'esercizio di... Sì. Ecco, tra l'altro poi è un'atleta smalizziata perché ha commesso qui in fase di arrivo una incertezza ma ha subito recuperato. L'esperienza che le permette di interrompere uno sbilanciamento che potrebbe pregiudicare quest'alto in particolare. Fino a questo momento, per quanto riguarda la terza rotazione, dobbiamo dire che il punteggio migliore l'ha ottenuto Svetlana Korkina con 9,90 alla trave, ma anche Rosalia Gaglieva, sempre per quanto riguarda la Russia, ha ottenuto un interessante 9,850 e ancora 9,90 della Liepina. La Dolgopolova, altra russa che va a concludere, mentre Simona Amanar, l'avete vista poco fa al corpo libero, vi abbiamo proposto anche il replay, ha ottenuto 9,850, però è sempre la Russia che mantiene il comando della classifica generale davanti proprio alla Romania, mentre non sembra in grado la Bielorussia di recuperare il distacco dalla formazione rumena. Andiamo a seguire. Peccato. Ecco, questo è un errore che vale 0,50 di penalità, è piuttosto pesante, una caduta piena, senza attenuanti per la Dolgopolova. È un peccato perché aveva effettuato una serie acrobatica con tre salti consecutivi.
Tanto c'è stato il non inquadrato il volteggio della Bugiscaia, ma andiamo a vedere.